La notte del liceo classico, siamo a Copertino, con noi c'è il preside Maglio. Allora, qual è la funzione di questo rilancio del liceo classico con la notte del liceo classico? La notte del liceo classico è una giornata proposta a livello nazionale, siamo alla quarta edizione. L'obiettivo è quello di dare una visibilità, rilanciare quindi la scuola ad indirizzo classico, riconoscendone la valenza attuale e cercando di farla percepire sia ai nostri ragazzi, ai nostri utenti, ma soprattutto ai genitori e alle persone che sono interessate a conoscere quali sono oggi le peculiarità di questa offerta formativa, che non deve considerarsi come un fiume mai esaurito, anzi può dare un contributo notevole alla ulteriore crescita, diciamo, dei nostri giovani. Allora, come si articola questa notte di cultura al liceo classico? Noi abbiamo scelto rappresentare, intanto i ragazzi hanno scelto, più che noi abbiamo scelto per la verità, i ragazzi sono stati sollecitati, c'è stato un confronto, c'è stata una scelta di tematiche, di argomenti che hanno portato poi alla realizzazione di un momento musicale, di qualche momento, diciamo, che si rifà alla tragedia greco-latina. Ha riscontrato entusiasmo nei ragazzi per questa attività? I ragazzi hanno accolto entusiasticamente questa iniziativa, perché per il nostro liceo quest'anno è la prima volta, quindi si trattava di un esordio, ma loro hanno percepito sia l'importanza che la valenza anche formativa e didattica dell'iniziativa. Hanno avuto, diciamo così, la possibilità di avere, abbiamo lasciato le briglie un po' sciolte e quindi si sono sbizzarriti, diciamo, hanno dato, come dire, corpo a quelle che sono i loro interessi, la loro cultura personale, quello che è stato appreso fino a questo momento dai vari anni di corso, e l'hanno armonizzato, diciamo così, in una serata in cui si fanno conoscere alla cittadinanza. Allora, insieme a noi c'è anche la professoressa Mammana, che è stata molto vicina ai ragazzi nell'organizzazione di questo evento. Si è discusso negli ultimi anni dell'utilità ancora di un liceo classico che sostanzialmente che fa? Insegna lingue morte, quindi qualcuno diceva aboliamo il liceo classico. Lei, in difesa di questo genere di istruzione, che cosa vuol dire? Le lingue saranno anche morte, ma non è morto quello che c'è dietro, cioè i ragazzi hanno preso i temi che hanno studiato, no, in questi anni, i ragazzi più grandi oppure anche i piccoli del primo anno, e li hanno attualizzati. In primo luogo parlare di lingue morte quando tutte le discipline scientifiche hanno come base il latino e il greco è una cosa del tutto assurda, ma poi prendere Platone, prendere Omero stesso, no? E metterlo in scena, rivisitarlo in maniera personale, significa veramente ridare vita, una vita a un istituto, a un indirizzo che in realtà non è mai morto, assolutamente. Senta, ma i ragazzi che si diplomano al liceo classico, che valore aggiunto hanno poi nel mondo reale? Il valore aggiunto, non siamo certo noi qui a dirlo, ma lo dicono le classifiche, anche quelle redatte dagli enti come la Fondazione Agnelli, no? Che vede che, insomma, i ragazzi che escono dal liceo classico prendono poi varie strade diverse e quindi riescono bene in ogni disciplina, perché noi tra i nostri diplomati abbiamo anche molti che studiano economia, ingegneria, medicina e non soltanto lettere classiche, anzi ce n'è una piccola percentuale, poi gli altri prendono veramente delle strade diverse. Quindi la preparazione di base che loro hanno veramente a 360 gradi apre loro tutte le vie possibili, questo lo abbiamo visto, quindi la nostra è una scuola, diciamo, un indirizzo molto giovane, perché noi abbiamo soltanto 9 anni di vita, però insomma ci siamo veramente dati da fare e stiamo crescendo sempre di più. Quindi il messaggio è iscrivetevi ancora al liceo classico? Assolutamente sì.